Siano lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, questa 22esima domenica del tempo ordinario, come è abbastanza agevole comprendere, ruota intorno al tema che potremmo definire della parola di verità, in particolare quella parola di verità che Dio rivolge ai suoi figli come atto di amore, che consiste nel manifestargli i suoi voleri, le sue leggi, come regolarsi per ben camminare nella vita terrena. Questo abbiamo visto affermarlo chiaramente da Gesù nel Vangelo, dove che cosa era successo. Nel corso del tempo le autorità religiose di Israele avevano introdotto una valanga di precetti pseudo-religiosi che erano andati a moltiplicare a dismisura la semplicità del decalogo, fino a fare una congerie di precetti dovuti a tradizioni umane e del tutto inutili, perché se tu ti lavi o non ti lavi le mani prima di mangiare non fa niente. Se tu sei malvagio, come Gesù spiega, o inganni o siamo dissoluto, questo è un problema. Mentre le prime cose appartengono alla legge umana, le altre appartengono alla volontà di Dio, alla legge divina, e ad esse che bisogna prestare attenzione. Come ogni domenica, il tema è introdotto e già sviluppato dalla prima lettura, su cui brevemente vorrei soffermarmi durante questa omelia, riprendendo alcuni passaggi e cercando di fare un pochino di chiarezza. È Mosè che parla al popolo a nome di Dio dicendo queste parole. Ora Israele, numero uno, ascolta le leggi e le norme che io vi insegno. La prima cosa è l'ascolto, attenzione. Ascolto nella Bibbia è una parola molto forte, non è l'ascolto superficiale, come quando io metto davanti al telegiornale, si dice anche nel parlare comune, no? Cosa dite quando parli? Ho sentito il telegiornale, ho visto il telegiornale, non dite ho ascoltato il telegiornale, perché l'ascolto implica fare molta attenzione a ciò che si sta sentendo per ritenerlo e farlo proprio. Quindi già quando Dio dice ascolta, sta attento, quando ti parlo io, specialmente della mia legge, devi prestare attenzione, perché potrei dirti delle cose che sono nuove per te, o anche delle cose in cui a primo approccio tu potresti dire mamma mia, capito? Quindi la prima cosa è ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, ve le insegno io, non il mondo, come Gesù spiega nel Vangelo, affinché le mettiate in pratica. Questo tema del metterlo in pratica, avete fatto caso, ricorre nella prima lettura e anche nella seconda, dove c'è San Giacomo che dice mettete in pratica, siate di quelli che mettono in pratica la parola, non soltanto ascoltatori, includendo voi stessi. Ascolto, messa in pratica, perché? Perché devo fare questo? Perché viviate. Viviate è parafrasato, perché siate felici. La legge di Dio è chiamata nella Bibbia il cammino della vita, cioè il cammino della felicità. Tu stai in obbedienza al Signore, vivrai felice e sereno, non ci stai e felice e sereno non ci vivrai. Questa è proprio nella Bibbia un'equazione matematica, d'accordo? Perché viviate ed entrate in possesso della terra che il Signore, Dio dei vostri padri, sta per darvi. Attenzione adesso a quello che dice Mosè: non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando e non ne toglierete nulla. Osserverete i comandi del Signore vostro Dio che vi prescrivo. Quindi, dinanzi alla legge di Dio, che va ascoltata con attenzione, noi dobbiamo avere questa forma di onestà, non aggiungere nulla. Che avevano fatto gli scribi e farisei nel corso del tempo, l'episodio del Vangelo, avevano aggiunto. Ma chi te l'ha chiesto che quando tu vieni dal mercato devi lavare quante le stoviglie prima di pranzo? Sta scritto nella Bibbia, te l'ho chiesto io. No, capite? Quindi bisogna fare molta attenzione tra il contenuto della legge di Dio, che va sempre ritenuto, e eventuali aggiunte fatte dalla legge umana che sono del tutto secondarie, capite? Attenzione però, non bisogna aggiungere nulla, ma non bisogna nemmeno togliere nulla. Vi faccio una domanda, rispondete nel vostro cuore, vi rispondo io. Secondo voi, nella mentalità di oggi, si aggiunge o si toglie alla legge di Dio? Domanda retorica, no? Se una nazione approva la legge sull'aborto, cosa ha fatto? Ha tolto la legge di Dio, perché non uccidere, soprattutto la vita umana innocente, è chiaramente trasgredito dall'aborto, chiaramente, ricordate, a prescindere da ogni qualsivoglia genere di considerazione. Quindi oggi si tende a togliere. Allora, qual è il messaggio che oggi siamo stimolati a prendere? Faccio subito una domanda
Due domande. Rispondete nel vostro cuore. Uno. Se partecipaste a un quiz e ci fosse la domanda: quali sono i 10 comandamenti? Tu li sapresti dire in ordine dal numero 1 al numero 10? In ordine, eh? Non fare ragazzi il catechismo che ci va a bene lo stesso, ma dicono il settimo al posto del terzo, il quinto al posto dell'ottavo, in ordine dall'1 al 10, perché quell'ordine c'ha un senso, capite? Perché sono tutti importanti, ma è chiaro che il primo comandamento è più importante del quinto. Uno. Secondo, sapete, mo tra poco ricomincia il catechismo, no? Negli anni passati c'era una diatriba. Dice: che facciamo? Facciamo imparare tutto a memoria il catechismo, come si faceva, forse qualcuno di voi l'aveva fatto quando era giovane, no? Oppure no, spieghiamo. Monsignor Pedrocchi diceva: adesso abbiamo optato per spiegare, solo che sapete che succede? Non sanno niente a memoria e capiscono niente. quindi almeno una volta a pappagallo almeno qualcosa sapevano. Questo è cardinale, adesso non può mentire, ce lo diceva noi preti giovani. Qui ci diceva: fategli imparare a memoria qualcosa per vedere il catechismo, ce lo raccomandate, capite? Perché altrimenti resta proprio non c'è. Dice, e questo è il nozionismo, impari le cose a pappagallo, d'accordo? Non le impari più e non ce ne resta niente, capito? Ora non basta sapere le cose a pappagallo. Uno dice: vado a quiz, non avrai altro Dio lì fuori come dico io, non dire il nome di Dio in vano, ricorda di santificare le feste, non il padre e la madre, non uccidere, non commettere attimo, non rubare, non dire falsa testimonianza, non desiderare la donna ad altri, non desiderare la roba ad altri. Oh, e che significa questo? Facciamo il secondo step. Questa è la legge di Dio, da qui non si tocca e non si aggiunge nulla, non si aggiunge e non si toglie nulla. Su questo dobbiamo essere tutti quanti d'accordo, c'è il catechismo della Chiesa Cattolica. Però sapete che il catechismo della Chiesa Cattolica dedica tantissime pagine allo studio dei singoli comandamenti. Domanda numero 2: cosa significa non avrai altro Dio all'infuori di me? Come trasgredisco il primo comandamento? Devo fare l'esame di coscienza, voglio fare una bella confessione. Mi metto dinanzi ai 10 comandamenti. Io adesso non ho tempo chiaramente di sviluppare queste cose se non qui, però tanto per capire, quali sono i peccati contro il primo comandamento? Li sai dire? Dimmene 4-5. Io al catechismo che cosa ve lo faccio? Perché cerco di insegnare, no? 4-5 peccati contro il primo comandamento. Sono molto di più, Li sai? Sì o no? Contro il secondo comandamento non nominare il nome di Dio in vano, vabbè, la bestemmia. Poi il secondo comandamento non dice soltanto non bestemmiare, dice non nominare il nome di Dio in vano. Adesso faccio un esempio. Sapete, quando si fanno gli esempi, io gli esempi li faccio per aiutare, non per offendere nessuno, per fare il mal di pancia a nessuno, no? Però appena uno comincia a fare gli esempi, siccome qualcuno potrebbe essere colpito, comincia subito a... Ma sono esempi esplicativi. Cosa vuol dire non nominare il nome di Dio in vano? Vuol dire che dinanzi a Dio noi dobbiamo avere un atteggiamento di profondo, non solo rispetto, ma riverenza, non solo riverenza, ma adorazione. Dio è certamente nostro padre, è certamente nostro amico, ha certamente con noi una relazionalità fondata sull'amore. Non dobbiamo avere paura di Dio, assolutamente, però non dobbiamo dimenticare che Dio è Dio. Domanda: potrebbe secondo voi essere possibile che se io chiacchiero ad alta voce in chiesa sto peccando contro il secondo comandamento, sì o no? Quindi mancando di riverenza al luogo sacro? Secondo me sì. Quando vediamo scritto nelle chiese silenzio, 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 Papa Giovanni XXIII, io l'ho detto tante volte, guardate che c'ho il testo, è un'omelia fatta durante una predica ad Ostia, Papa Giovanni XXIII, quindi non un papi intransigenti, rigidi, quindi un papa aperto, diceva: quando state in chiesa, se incontrate il Papa, non dovete salutare il Papa, non dovete salutare il Papa, capite? Non dovete salutare il Papa, perché in chiesa non si parla con il Papa, in chiesa si parla con Dio, d'accordo? Quindi chiacchierare in chiesa a voce soprattutto alta è un peccato contro la riverenza dovuta al nome di Dio oppure no? Io lascio il punto interrogativo, bisogna pensare però, no? Cosa intende questo comandamento? Capite? Tanto per fare un esempio, no? Facciamo un altro esempio, facciamo pochi, Parlare male di una persona, secondo voi, è un peccato contro qualche comandamento? O è una cosa, dice, vabbè, ho fatto una chiacchieruccia, è da confessare o non è da confessare? Anche se dico la verità, quindi rivelo una cosa brutta che ha fatto un'altra persona.
E dite, secondo me è un peccato contro il quinto comandamento? Io lo dico apposta secondo me, ma quando sto qui io parlo in nome di Cristo e della Chiesa, quando avete il catechismo incontrollabile, no? È un peccato contro il quinto comandamento, non uccidere. Perché tu non uccidi una persona soltanto se ti dà una coltellata, tu uccidi una persona anche se ti togli il diritto alla buona fama, al buon nome, capito? Se tu sai che quella persona ha fatto qualcosa di male, ci sono due cose da fare. Uno, prega per lui, la prima cosa. Secondo, quindi di al Signore, guarda, Signore mio, ho visto questa cosa brutta che ha fatto questa persona, faglielo capire, d'accordo? Secondo, se proprio è necessario, con tanta carità e con tanta dolcezza, vado dalla persona e gli dico, oh, ma stai bene? A me sembra di aver visto questa cosa, c'è qualche problema, e basta. Perché andare a rivelare questa cosa a un'altra persona è ucciderla, perché tu uccidi il suo diritto alla buona fama. Se io sento un veleno, se una persona viene a dirmi, lo sai che quel parrocchiano ti ha parlato male dietro? È chiaro che io sono un sacerdote, devo perdonare, no? E devo fare finta di niente, ma mi hai instillato un veleno dentro il cuore, perché io quando vedo quella persona, saprò che quella persona mi ha parlato male dietro. È bella questa cosa. Questo è peccare con il quinto comandamento. Capite? Quindi, allora, io mi fermo, non mi deve essere breve, non ci abbiamo tempo, ci ho fatto tante catechesi, stanno online sui 10 comandamenti, dove ho proprio fatto tutta quanta la spiegazione approfondita e dettagliata, comandamento per comandamento, tutto quello che c'è da sapere, no? Noi però abbiamo il dovere, chiaramente, di formarci e di informarci, sia col catechismo della Chiesa Cattolica, sia, voi sapete che io da anni, insomma, ho avuto tanto successo, metto sempre in fondo la Chiesa dei piccoli opuscoletti che approfondiscono qualche tema parenetico oppure morale che possono aiutarci a fare un pochino di chiarezza, perché oggi noi, lo dicevo anche ieri sera, viviamo in un contesto dove la legge di Dio se la sono dimenticata tutti quanti, sono legalizzate, sono leggi dello Stato, delle cose che sono gravemente contrarie alla legge di Dio, per cui o ci formiamo oppure sicuramente da un punto di vista pratico noi vivremo nell'illusione di essere più o meno cristiani cattolici, ma nella realtà avremo dei comportamenti anche molto discordanti con la legge di Dio, senza saperlo, perché semplicemente non abbiamo approfondito, non ci siamo formati, capite? È importante che noi conosciamo bene quello che Dio vuole, con chiarezza, senza esagerare, quindi niente di più di quello che Dio chiede, ma anche niente di meno. Ricordando che il contesto in cui viviamo tende a fare molto di meno, capite? E a generare quella coscienza, dice, ma io non faccio niente di male, non ammazzo, non rubo, quindi non faccio le cose da codice penale, per carità, complimenti, però non c'è soltanto il codice penale, la legge di Dio va ben oltre il codice penale. Uccidere non è soltanto dare una rivolverata a una persona, è parlargli male, è mandarla a quel paese, è mancargli di rispetto, sono tante cose che ci insegna la legge di Dio, no? Che dobbiamo necessariamente approfondire. Se questo non lo facciamo, e concludo, sapete che succede? Se noi facciamo tutta una serie di cose che, anche se non ci rendiamo conto, sono contrarie alla legge di Dio, quelle cose, scriveva San Giovanni Paolo II, nella Verità di Splendor, tanti anni fa, anche se tu non rispondi davanti a Dio di peccato, specialmente peccato mortale, perché non ti rendi conto di quello che fai, ma, sta attento, producono del male sia a te che intorno a te, perché il bene e il male sono due cose oggettive. Quindi quando lo fai, anche se non te ne rendi conto, se è male, male produce, e se è bene, bene produce. Per questo che è importante che noi ci formiamo e abbiamo con chiarezza la coscienza e il discernimento di quello che è conforme alla volontà di Dio e quello che non è conforme alla volontà di Dio. Certamente poi aspetta la vostra libera scelta, vedere se accogliere la parola di vita che il Signore ci dà credendo che quella è la felicità oppure respingerla, ma questo è un altro discorso. Prima di scegliere però bisogna conoscere, per conoscere bisogna formarsi. Chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti in questo impegnativo ma importantissimo cammino che tutti dobbiamo compiere. Siamo lodati Gesù e Maria. Sì, 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 sì.